Eccolo, eccolo, questo è il brindisi alla sposa sui bicchieri. Eccole, fantastiche, dov'è la sposa? È lì, vieni qua. Attenzione, spunta dal monte con le sue corna luminose. Perfetto, è un segnale premonitore questo? No, assolutamente. È quello che mi hanno dato loro da mettere. E cosa gli dice alle tue amiche? Grazie. Grazie. Pensavo tipo bastardi così. No. Ah, proprio grazie. È contenta tra l'altro, grazie. No. Sì, ci siamo, eccoci, guardiamo. Ciao. Venite tu intorno. Ok, come ti chiami? Come ti chiami? Claudia. Da dove vieni? Brescia. Città? Buffalora, sì. Evviva! Sono delle amiche che hanno degli attacchi a così. Viva! Avete qualcos'altro? Avete qualche canzone, qualche inno? Abbiamo anche due. Sì, no, una preparazione, ragazze, incredibile. Hanno pensato, hanno studiato per fare questo. A tutto, sì. Chierino? Beh, posto dopo, amore. Ci sono anche le minacce. Questa chi è? La cugina testimone, no? Testimone. Testimone? Ok, guarda qua, guardiamo qua. Che... Ciao, ciao. Gli amici a casa chiedono. A casa chiedono. Perché lo fai? Perché mi sposo? Sì, perché lo fai? Perché. Attenzione, abbiamo perché... qualcuno che. Mamma, esatto. Ciao mamma, ecco. No, perché sono innamorata, lo amo e quindi vogliamo costruire qualcosa di bello. Fa il muratore lui? No, il pittore. Il pittore, quindi va bene anche se costruite qualcosa, ci dà una pennellata sì, lui al limite. Bravissimo, ok, sì. Perfetto. Tu l'hai con le... Sì, hai ragione, bravo. Dovrebbe dare ragione a tutti questa, bellissima. No, perché ci stava, col pittore il fatto di disegnare. Tu ci stai col pittore? Cosa? Ci stai col pittore? Certo. Perfetto, no, giustamente. Se gli amici a casa si chiedevano questa sì, cosa. Sì, sì. Esatto, ma cos'è che ti ha fatto innamorare di lui? Di Stefano, il sorriso. Il sorriso? Sì. No. Dai. Ma è vero che andava in giro degli anni 80 lui o sì, degli anni 90? Degli 80. Andava in giro con una bicicletta con un pennello sulla schiena? Sì, e diceva sì. È lui? Sì, è lui. Grande scena. Pennello, no? Sì, ecco. E te ti ha fatto innamorare per quella frase, per quella pubblicità? No. Ok, no, cose belle da studiare. Da studiare, sì. Come ha fatto a venirti a conoscere? Alla festa del paese, della birra. Sì? Io mi sono innamorata io però. Ah, così, lui no, sì, lui della birra era innamorato. Lui, bravissimo. E poi ha visto me ha detto ma che cavolo, cioè, ma cosa me ne faccio della birra? Bravissimo, no? Sì. Quindi è venuto da te di grande fretta? No, direi con calma. Sì. Non pensavo che fosse arrivato a tutta birra. No, con okay. Calma. Con calma, ti ha conosciuto? Sì, ci siamo conosciuti, poi vabbè ci siamo... Innamorati? Hai scoperto l'amore, sì. Sì. Questo è il settimo anno. È il settimo anno, adesso. È il settimo, dicono che... Siamo al vincolo, no? Bravissimo. Ma l'hai messo con le spalle al muro? No, sì, gli ho dato la scadenza però sì. Ah sì? Sì. Come sulla lattina della birra? Sì, bravissimo, gli ho detto o mi sposi oppure ciao. Perfetto, no. Questo sono proprio quei segnali d'amore incredibili. Bravissimo. E lui cosa ha detto? Ti sposo. No, mi sei ginocchiato e me l'ha chiesto. Ti prego dammi un'altra birra che poi sì, così bravo. È stata. È stato così. Perfetto. Ragazzi, intanto le altre tue amiche stanno facendo l'aperitivo e non ti ascoltano più. Però è bello sapere queste cose perché gli amici a casa, mentre stanno bevendo una birra, si stanno chiedendo come avrò fatto a sedurla. E quindi giustissimo, hai detto col sorriso. Detto, sì. Ecco, perfetto. Va bene, ragazzi, un saluto dalla nostra sposa Claudia. A tutta birra. A tutta e dalle amiche, le amiche, vai! Perfetto, bravissime. Ciao mamma.